parliamo in particolare di una questione che riguarda i giovani e lo sport. Intanto saluto Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Perché si segnala un problema relativamente ai giovani. Io ricordo che con l'82%, l'ha detto Figliuolo l'altro giorno, di prime dosi già effettuate, popolazione over 12, la questione del Green Pass riguarda la restante parte degli italiani, cioè il 18%, che è destinata a scendere ancora con l'ulteriore crescita dei vaccinati che è ancora in corso. Se poi togliamo i guariti, ma anche le persone che non possono realmente vaccinarsi, che quindi diciamo hanno Green Pass automatico, in qualche modo la platea si riduce ancora. Detto questo, c'è un tema che riguarda i giovani tra i 12 e i 16 anni, 14-15 anni, se ho capito bene, e che riguarda la possibilità di far sport, perché qui la vaccinazione è ancora abbastanza bassa, Pesce, e c'è un rischio, il rischio che questi ragazzi come dire, siano costretti a non fare sport, a fermarsi, perché per fare sport al chiuso è necessario il Green Pass. Però le voglio chiedere intanto, perché adesso va di moda questa domanda, lei è favorevole o contrario al Green Pass e a una sua eventuale estensione? Guardi, io posso dirle così, personalmente non ho perso neppure un minuto quando si è aperta la finestra della mia, relativa alla mia fascia d'età, per notare il vaccino, per poi eseguire il ciclo vaccinale. Io credo che sia importante che anche questi numeri molto importanti che ha dato il generale Figliuolo si alzino. Come giustamente sottolineava, però si apre, ecco, una problematica all'interno soprattutto della fascia di età che ricordava, che poi tra l'altro è la fascia di età che corrisponde anche a un brutto fenomeno, quello dell'abbandono precoce dell'attività sportiva, con tutto quello che poi ne consegue, pensando ovviamente non allo sport di vertice, allo sport di prestazione, ma allo sport di base, a quello sport che favorisce socialità, ma soprattutto prevenzione e promozione della salute nei più giovani, con un paese, l'Italia, che già prima della pandemia era purtroppo sul podio diciamo internazionale degli indici di obesità e di sedentarietà. Ecco, ma ci sono sicuramente delle incoerenze, ecco, a mio avviso, a nostro avviso, rispetto al Green Pass, perché se restiamo a quella fascia di età, sappiamo che il Green Pass non viene richiesto per accedere al mondo, diciamo, della scuola, alle attività scolastiche, mentre viene richiesto anche ai giovani di quell'età per le attività al chiuso, ad esempio. Ci spiega un attimo questa distinzione, cioè come in quali casi è richiesto il Green Pass? Mettiamo che io faccio un'attività sportiva, calcio o rugby all'aria aperta, mi viene chiesto o non mi viene chiesto il Green Pass? Sì, allora sostanzialmente ad oggi, rispetto al decreto in vigore dal 6 agosto scorso e anche a seguito poi dell'importante lavoro di chiarimento effettuato dal Dipartimento per lo Sport, sul proprio sito pubblicano costantemente anche le FAQ rispetto quindi alle domande più frequenti, sappiamo che il Green Pass è obbligatorio per partecipare ad attività sportiva al chiuso, mentre non è richiesto per tutte le attività all'aperto. Quindi calcio e rugby, l'esempio che facevo io, per esempio, rugby, esattamente, e quanta corsa, campestre, atletica leggera, non è richiesto. Invece è richiesto per tutto ciò che avviene al chiuso, volley, scherma, judo, karate. Esattamente. Come dicevo prima, mentre per esempio è richiesto per andare a scuola. Quindi il problema che in questo momento ravvisano soprattutto le associazioni e le società sportive di base, che ovviamente ce la stanno mettendo tutta per ripartire, poi ci sarebbe un tema di cui parlare, che è quello ovviamente dei sostegni, dei supporti alle società sportive che prima però ad arrivare, Pesce, mi scusi se la interrompo, vorrei dare un dato, perché per chiarire questo aspetto, lo accennavo nell'introduzione, da dove nasce il problema? Lo sollevano le società sportive, lo state sollevando voi adesso per questi ragazzi, però dato che è stato detto i giovani hanno reagito al Green Pass, sono corsi a vaccinarsi, spieghiamo, perché è vero che nella fascia 12-19 anni c'è un elevato ricorso alla vaccinazione, ci sono tanti vaccinati, però c'è una distinzione, perché tra i 16 e i 19 anni siamo a oltre il 70% già con prima dose. La fascia invece 12-19 anni è più bassa, siamo circa al 60, da che si deduce che tra i 12 e i 14 anni
c'è un problema, 12-16 anni, c'è un problema perché siamo a meno del 50% di vaccinati, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè la metà di questi adolescenti non sono vaccinati, quindi la metà di questi ragazzi hanno il problema di non poter fare sport al chiuso adesso, a meno che non decidano di vaccinarsi. Questa è una strada che da Presidente Luisp lei si sente comunque di consigliare? Sicuramente sì, però ecco, risottolineo alla Presidente dell'ISP come ci sia, a mio avviso, ecco, necessità di, diciamo così, faccio un appello forte forse, ma di superare le tensioni di cui parlavate anche poco fa, che si stanno manifestando all'interno del governo, del Parlamento, soprattutto mettere nelle condizioni le decine e decine di migliaia di dirigenti, di tecnici, di volontari che reggono questo fantastico mondo dello sport di base nelle condizioni di avere norme di riferimento chiare, certe, e non dover ogni mattina aprire, nel nostro caso parlo ovviamente da Presidente dell'ISP, la piattaforma dei servizi delle consulenze per vedere se sono arrivate nuove interpretazioni, nuove norme. C'è bisogno veramente, di, io credo, di prestare un'attenzione maggiore nei confronti di un mondo che si basa sul volontariato, ma che, come sappiamo, è anche lavoro, c'è tutto il tema anche delle lavoratrici, dei lavoratori, degli istruttori. In un momento come questo molto importante, perché siamo nel pieno però ancora mi fa, di una pesce, riforma legislativa anche assolutamente, da ma al di là, diciamo, dell'appello generale, mi fa velocemente anche una proposta concreta per superare questo problema, perché o ci si vaccina o col tema del Green Pass attualmente non si può accedere alle palestre al chiuso. C'è una proposta che voi fate concreta per uscirne? Io credo che debba elevarsi ancora di più l'attenzione delle famiglie nel rapporto anche con le società sportive, col mondo sportivo, col sistema sportivo, col terzo settore, per favorire la vaccinazione. Credo che sia importante andare avanti in questo percorso. Grazie al Presidente dell'UISP, grazie per essere stato con noi.